Da questa parte estiva sicuramente ci sarà un progetto importante che è quello che abbraccia un po' la razza piemontese, quindi troveremo spazio per gli amanti della carne cruda con le tartare o battuta al coltello, stessa cosa vale anche per la brace. Lavoriamo con la razza piemontese che ha un valore in più che può essere un beneficio per il nostro organismo in quanto possiamo mangiarne in quantità maggiore e sicuramente al palato non sarà da meno, ecco, come proposto. Sì, è un'invasione sensoriale la nostra. Abbiamo una tra le carni più magre al mondo, dall'1 al 3% di grassi, con delle qualità organolettiche e nutrizionali molto molto buone e quindi ci teniamo a uscire anche fuori dalla regione a far assaggiare il nostro prodotto in maniera naturale, in maniera genuina, senza grossi condimenti. Vogliamo impiantare nelle persone quella sensorialità che oggigiorno nella degustazione, mentre vediamo che nei vini, nei formaggi, negli oli c'è già, nella carne manca un po'. Usando prodotti di qualità, riusciamo a fare tutto il nostro meglio. Stasera proporremo una battuta a coltello di questa razza piemontese, una carne povera di grassi, da mangiare cruda. La serviremo con un fior di sale di Trapani e un olio medio della zona dell'Umbria. Dopo faremo provare una bistecca sempre della stessa razza piemontese, dello stesso animale. Tagliata su una pietra tollare al sangue, sempre servita con un fior di sale e un olio di un fruttato medio.